Domenica 3 dicembre, 7 e 18 del mattino, 0 gradi, stiamo andando a Roma a far sentire 20 dicembre ai genitori di Noemi. Dai! E vi racconto un po' la storia di come nasce il brano. Nasce da una mail che mi è arrivata da Riccardo a fine agosto, inizio settembre, dove mi ha raccontato la sua storia, una bellissima storia d'amore con questa ragazza che poi diventa sua moglie. La seconda gravidanza durante il Covid, tutto ok. Il 20 dicembre, quando doveva nascere Noemi, Noemi muore in pancia. Ma erano le 5 del pomeriggio, me lo ricordo benissimo. Racconto questa storia a Federico, che è Federico il mio produttore. Inizia a suonare la chitarra. Io avevo solo questa cosa in testa, inizio a cantare una melodia con delle parole, pensando alla storia che avevo letto, e alla fine è nata 20 dicembre in 2 ore, con le lacrime agli occhi. È stata la prima canzone di tutta la mia vita che ho scritto piangendo. Mi senti, ti sento, mi aspetti. Questa è la prima versione di 20 dicembre. Ciao mamma, è bello abbracciarti da dentro, sai. Non ti voglio illudere, ma sento che avrò anch'io la testa fra le nuvole. Non so se assomiglio a papà oppure a te, ma che differenza c'è? Siamo a 5 minuti da casa di Riccardo, e quindi mi sta salendo l'ansia, ragazzi. Dobbiamo cercare parcheggio. A Roma, parcheggio. Sono due cose che non stanno molto bene insieme. È un'agitazione unica. Non parlerò più per ora. Riccardo, noi 2 minuti siamo lì. Hai chiuso la macchina? No. Mamma mia. Ciao. Ciao, ragazzi. Mi fatti abbracciare, come stai? Bene, bene. È strano. È vero, eh? Vogliamo salire? No. Dai, andiamo. Allora. Non vogliamo spaventare tua moglie. Moglie, eccoci, eh. Allora, pezzo. Adesso vediamo, vediamo. Ciao, piacere Simone, ti permesso. Prego. Siamo venuti qua, abbiamo fatto 600 km di... 650. Apposta per venire qua. Fede, apposta, no? Se no, cioè, te seguo vabbè su Instagram normale, ma se non eri un cantante che apprezzo molto, non scrivevo. Perché comunque è una cosa molto privata, intima mia, che determinate cose non le abbiamo dette, mancava... ai genitori solo, determinate cose non lo sa nessuno. Solo ai genitori, ma noi non abbiamo neanche mai pianto con nessuno. Quanti anni ha la piccola adesso? Allora, Elena... Domani 22 mesi. Esatto. La grande ce n'ha 11. E l'altra tra poco ne avrebbe un più di 3. Noi... Il 20 dicembre. Il 20 dicembre ne avrebbe un più di 3. Lo so bene. Esatto. Quando mi hai raccontato la storia, all'inizio mi sono detto, voglio raccontare la storia di Riccardo, ok? Ma dopo mi è venuta questa idea di non raccontare la tua storia, ma di raccontare la storia di Noemi. Che in realtà la cosa bella è che nel pezzo io impersonifico lei, quindi sono la voce di Noemi, ok? Che vi parla. Parla prima alla mamma e poi al papà. Immaginatevi proprio la sua voce, capito? Ci siamo? Volete mettere cuffie? Vai. Ditemi voi, siete pronti? Sì. Roby, tu già sei andata. 3, 2, 1, vai. Mi senti, ti sento, mi aspetti, ti aspetto. Ciao mamma, è bello abbracciarti da dentro, sai. Non ti voglio illudere, ma sento che avrò anch'io la testa fra le nuvole. Non so se assomiglio a papà oppure a te, ma che differenza c'è? Un giorno andrò all'asilo e forse all'università, e capirò cos'è l'amore, forse lo so già. Poi troverò un lavoro e spero che mi piacerà, come la domenica. Se non nasco piangendo, voglio credere che le prese tutte tu, tutte tu, le mie lacrime. Che ci vuole coraggio, che solo a sognarlo il mondo fuori com'è. Ma le prese tutte tu, tutte tu, le mie lacrime. Che le prese tutte tu, tutte tu, le mie lacrime. Grazie.
Grazie a voi, ovviamente. Non so cosa dire, cioè. È un momento. Hai scritto un capolavoro. Ti piace? Lo dico le cuore, sì. È vostro il capolavoro, comunque. Cioè, nel senso, è la vostra c'hai storia. Hai scritto un capolavoro. Che tu impersoni lei non me la sape, non me lo sai mai. E quella è la sorpresa e che quella io, è infatti la cosa che ti spacca. Ho sentita. Poi fa anche sorridere quando il riferimento a papà che è geloso. E dopo ti chiedo una cosa. No, se mi scrivi il, me lo scrivi con la calligrafia certo. Tua. Il titolo della canzone. Ah, tu hai 20 dicembre, ok. Noemi è il tuo autografo. Ok. Io l'avevo detto che se la canzone io me la devo tatuare. È il prossimo okay. Tatuaggio. Posso abbracciarvi? Sì, sono un po'. Ma sì, sì, cazzo. L'avete prese tutte voi, dai. Non esagerare con tutto. Quello spazio non è. Siamo appena usciti da casa di Riccardo e Roberta e sono ancora emozionato, è stato bellissimo pensare di aver lasciato qualcosa che durerà per sempre a loro e loro hanno lasciato qualcosa che durerà per sempre a me. Sono veramente orgoglioso di tutto quello che è successo oggi. Ricordatevi che ogni storia merita di essere raccontata.